Sento molto spesso parlare di exit strategy per Bitcoin, ovvero a che punto vendere Bitcoin se si ha una posizione aperta e se si detiene questa cripto al fine di realizzare profitto, magari addirittura prima che inizino i bear market o il prima possibile. Questo è un discorso che è assolutamente pertinente se si è trader, quindi se si cerca appunto di cavalcare i trend al fine di realizzare un profitto. La cosa tuttavia è diversa se si è investitori di lungo periodo e si vuole pensare il meno possibile ad andare ad aggredire i trend e soprattutto uscire il meno possibile dalla propria preziosa posizione su Bitcoin. Tuttavia, anche se si è investitori di lungo periodo, bisogna in qualche modo approcciare i bear market. E perché stare a guardare e fregarsene quando esistono delle strategie finalizzate a difendere il proprio profitto e la propria posizione proprio durante le fasi ribassiste? Nel video di oggi ne mostro quattro diverse, applicabili da tutti, di diverso grado di complessità. Ce ne sono alcune estremamente semplici, altre un po' più raffinate che richiedono la conoscenza di qualche strumento derivato. Io ve le spiego tutte nel dettaglio e in modo più semplice possibile, così che le possiate comunque capire ed eventualmente approfondire per conto vostro se vi manca qualche nozione di base. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ciò di cui parliamo oggi è quello che tecnicamente si chiama hedging, ovvero la difesa, la copertura della propria posizione di investimento, quindi parliamo di posizione hold, non speculativa, ma ripeto, investimento sul lungo termine, durante i bear market. Come vedete, anche oggi abbiamo queste bellissime slide brandizzate che io vi lascio scaricabili gratuitamente con il link in descrizione, così potete ripassarvi anche l'argomento senza rispararmi il mio video, che ho l'idea che non sarà tanto breve. Tutto come sempre gratuito, come piace a me. L'unica cosa che vi chiedo è di lasciarmi un like, così mi gasate ai massimi. E inoltre, se apprezzate queste tipologie di contenuti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché ve ne porterò veramente tanti e sempre gratuiti, quindi non vi costa nulla. Hedging, a che cosa serve? L'obiettivo è duplice, bisogna sempre partire dall'obiettivo. Da un lato abbiamo la difesa dei profitti accumulati durante la fase rialzista. Noi abbiamo una posizione di investimento, noi seguiamo il trend rialzista, durante i trend rialzisti andiamo a generare profitti che vengono definiti non realizzati, perché la posizione non la chiudiamo, e questi profitti non realizzati rischiamo poi di eroderli, di perderli del tutto nelle fasi ribassiste. Quindi noi li dobbiamo difendere, questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è ridurre l'impatto del bear market sul mio portafoglio. Se io ho un portafoglio investimenti con diversi asset, uno dei quali è Bitcoin, che è parecchio volatile, se quell'asset lì mi fa uno dei suoi bear market che mi porta un meno 60%, per capirci, magari anche in poco tempo, questo di certo non è bello per un portafoglio investimenti, ok? La volatilità va ridotta e questo è l'obiettivo conseguente. L'obiettivo dell'hedging non è andare a speculare sul ribasso per andare a guadagnare il più possibile durante le fasi ribassiste. Noi stiamo investendo sul lungo termine, abbiamo un portafoglio, abbiamo una grossa posizione, immaginiamoci, e noi vogliamo ridurre la volatilità del rendimento di quel portafoglio, quindi non vedere dei meno 60% in poco tempo, ma magari ridurli al meno 20%. Giusto per capirci concretamente quali sono i nostri obiettivi. Per fare sì che ci muoviamo lungo questi due obiettivi principali, io vi propongo quattro strategie che sono tra quelle che ritengo più efficaci e semplici in assoluto. La prima sono i cosiddetti take profit difensivi, la seconda è lo short di copertura, che è molto simile alla prima ma c'è qualche differenza sostanziale dal punto di vista operativo, poi abbiamo la terza, che è un pelino più complicata, un pelino più per pro, però è anche molto più malleabile, cioè si può
adattare a diverse tipologie di approcci. Lo vedremo meglio poi quando la vediamo nel dettaglio, perché poi le prossime slide sono dedicate a esplodere queste singole strategie nel dettaglio e nella concretezza massima. La numero 3 comunque si tratta di operatività avanzata utilizzando opzioni a scopo difensivo, ovviamente non speculativo, di nuovo. Infine la numero 4 forse è la più semplice, la più accessibile a tutti, ed è quella del ribilanciamento ribassista di portafoglio. Vi può sembrare complicato, ma fidatevi che non lo è. Andiamo però per ordine. Io vi ho messo per prima il take profit difensivo perché secondo me è quella che spiega meglio quello che è l'obiettivo e l'approccio da avere, la mentalità da avere in un'ottica appunto di copertura, di hedging, cioè l'uscire dalla speculazione e l'entrare in un'ottica di lungo periodo con una posizione difensiva. Il take profit difensivo a che cosa serve? Serve a ridurre la posizione, quella famosa posizione che ho di hold, di investimento, ai primi segni di potenziale inversione, ma non solo. Non è che solo al primo segno io riduco la posizione. No, vado a ridurla progressivamente man mano che i segnali si fanno più forti. Quindi io avrò i primi segnali di incrinazione della struttura e di possibile inversione, andrò a iniziare a ridurla un po'. Poi se la struttura inizia a diventare sempre più ribassista, io andrò a ridurre sempre di più la mia posizione. Però non è che arrivo a zero o arrivo a essere net short. Ci sono delle variabili da tenere in gioco e da ragionare prima di attuare questo approccio. In primis il cosiddetto hard cap della riduzione, ovvero io fino a che punto arriverò a uscire dalla posizione. Io presumo che un investitore di lungo termine non voglia andare a escludere del tutto la sua posizione in Bitcoin, ma magari uno dice: se vedo un bear market molto marcato, esco fino al 20%, fino al 30%, quello è il cosiddetto hard cap della mia riduzione, ovvero io un po' alla volta andrò a ridurre la mia posizione, a fare i take profit, fino ad arrivare nel peggiore dei casi al mio hard cap. Quanto vado a ridurre di volta in volta? Ecco, questa è la seconda variabile da decidere, ovvero gli scaglioni e la progressione della riduzione. Io adesso vi faccio un esempio concreto che è tipicamente quello che utilizzo io, quindi ci sono molto familiare con questo, in modo da tradurre in numeri sul grafico, in un'immagine sul grafico, quello che abbiamo detto, che altrimenti per qualcuno potrebbe sembrare ancora astratto. Come vedete qua, vi sto mostrando il grafico di Bitcoin in uno dei suoi top, e l'andamento è un po' quello tipico del top, no? Ed è da lì che ho imbastito questo metodo, questo framework sul quale andare a gestire i take profit difensivi. Innanzitutto io quando vedo il break della struttura, cioè il punto 1, quello è il primo segno di potenziale inversione per me. Cosa intendo per break della struttura? Intendo che per la prima volta il trend, che è fortemente rialzista, vede la perdita di un supporto importante. Nell'immagine un cluster. Molto spesso ci sono le perdite di cluster come break della struttura. Una volta che io ho questo segnale, io posso andare a cercare già il primo setup di take profit, quindi andare a vedere dove andare a fare la prima riduzione della mia posizione, che può essere già al break della struttura oppure al suo bearish retest, ovvero quando vado a ritestarla dal basso. Questi, volendo, sono considerabili come due diversi segnali oppure come uno solo. Per qualcuno il break è il segnale preliminare sul quale non agire ancora, il retest poi invece è il segnale sul quale andare ad agire. Quindi nel nostro esempio, supponendo un hard cap del 20%, possiamo dire che al break della struttura io chiudo il 5%, al bearish retest chiudo un altro 5, oppure se voglio spostarmi un po' più sul conservativo, al break della struttura chiudo il 3% e al retest bearish il 7. Mi rimane ovviamente un altro 10% potenziale da chiudere. Che cosa utilizzo? Beh, uno dei segnali più forti, secondo me più importanti, è il lower high. Come si fa a capire quando c'è un lower high? Beh, lì non voglio adesso andare a parlare di analisi tecnica, però sostanzialmente quando abbiamo un massimo ovviamente più basso del precedente, di quello di top, e in prossimità di quel massimo lì vediamo un manifestarsi dell'offerta, come una candela rossa molto ampia con grandi volumi che si mangia quella verde precedente e così via. Insomma, un lower high in questo caso è un segnale forte, può essere il terzo segnale di riduzione
riduzione della posizione, quindi un altro 5% ad esempio, e infine l'ultima conferma è il lower low, che di fatto sancisce la nuova struttura ribassista. Quindi io solitamente mi gioco intorno a questi 4 punti. Volendo ulteriormente estendere questo framework, si può passare al cosiddetto multi-time frame, quindi oltre al time frame giornaliero, che è quello considerato lì, si può utilizzare anche quello settimanale come ulteriore conferma e andare a cercare dei segnali lì, con questi stessi setup che io di solito sono quelli che cerco. Chi vuole invece essere ancora più aggressivo può andare sulle 4 ore, sulle 6 ore, insomma, non sono io a dovervi dire che cosa andare a vedere sul grafico, perché quello è un approccio personale. Io personalmente uso il giornaliero e mi trovo bene così, ma quello che vi volevo comunicare è questa strategia di take profit difensivi. In questo modo io non vado a fare dei take profit durante l'uptrend, quindi col rischio di perdermi una notevole parte dell'uptrend, ma vado a farlo quando ho dei primi segnali di inversione di struttura. Mi riduco l'esposizione, non la zero, quindi non è che brucio tutto il potenziale profitto nel caso in cui il mercato dovesse ripartire a rialzo, ma ammortizzo l'eventuale perdita nel caso in cui il mercato dovesse davvero invertire, andando a ridurre sempre di più l'esposizione, quindi incrementando questo effetto molla, questo ammortizzatore sull'eventuale danno che il bear market mi farebbe. Attenzione, l'altra domanda è quando rientrare, perché finora ne abbiamo parlato a metà, cioè noi abbiamo detto come ridurre la posizione, ma quando è che poi rientriamo? Beh, non è difficile, perché in sostanza si prende quello detto finora e lo si ribalta. Però in realtà ci sono due metodi di reingresso a mercato una volta fatti i take profit difensivi, ovvero il primo è il metodo più aggressivo, che è l'all-in al primo setup long sullo stesso time frame di riferimento dell'uscita difensiva che ho usato prima, ok? Quindi esempio giornaliero, guardiamo il grafico giornaliero. In questo esempio qua sotto io ho il break della struttura, lo vedete, la prima linea bianca in basso. Una volta che è fatto quello, bene, all-in, bam, rientro con tutta la posizione con la quale sono uscito. La seconda metodologia è di rientrare invece di nuovo progressivamente, quindi un po' alla volta, all'inverso di quello che ho fatto prima, quindi al break, se c'è un altro break rientro ancora un po', all'higher high rientro ancora un po', fino a rientrare in toto. Personalmente io preferisco l'all-in, in particolare quando il downtrend è molto esteso. Per quale motivo? Perché ovviamente se io ho un bear market che mi porta il prezzo a scendere tanto, beh, allora se io poi vado a fare un all-in lì in basso, comunque sono molto più confidente che andarlo a fare ad un prezzo poi più alto, quindi dopo un ritracciamento più breve. Quindi prezzo minore, maggiore propensione all'all-in, perché comunque l'obiettivo, bisogna sempre pensare, che è avere un prezzo di carico il più basso possibile, e anche la difesa dei profitti e questo hedging ha lo scopo di andarlo a mediare a ribasso, senza andare a introdurre nuovo denaro e nuovo capitale. Usando la posizione che ho già, io sto mediando il prezzo a ribasso, e questa è la potenza del hedging. Poi non voglio io vendervi queste cose come una strategia perfetta e infallibile, perché ci sono anche dei rischi e delle imperfezioni, e se mi seguite lo sapete, perché io sono sempre molto trasparente con voi e ci rido sopra, nel senso, io ultimamente ho aperto parecchie coperture short, che è la stessa cosa, tra poco vediamo il discorso della copertura short, proprio su questi setup qui, sulla perdita della struttura e così via. E come vedete da quest'ultimo parte di grafico, che è il grafico degli ultimi mesi, ci sono stati un po' di falsi segnali. Abbiamo avuto la perdita della struttura, il bearish retest e il lower high addirittura, ma poi di fatto è stato invalidato. Quindi non è che funziona sempre al 100%. Come dicevo prima, lo scopo non è andare a fare speculazione folle, lo scopo è mitigare i possibili danni che si possono verificare in caso di bear market. Io non so in anticipo se il bear market ci sarà o no, quindi è facile poi dire col senno di poi avrei dovuto farlo o non avrei dovuto farlo, ma il difficile è dirlo nel momento stesso in cui vedo i primi segnali. Quindi io devo avere una strategia che seguo, ok? L'importante è quello, avere un piano in testa, che in questo caso può essere: ok, io mi espongo alla possibilità di un mancato profitto, perché cosa succede? Succede che io faccio un take profit,
poi il segnale si rivela falso e il rischio è di dover rientrare a un prezzo più alto, quindi io vado a fare un mancato profitto, ok? Non è una perdita, c'è di peggio, però è comunque un mancato profitto, perché di fatto io mi trovo con meno Bitcoin rispetto a quelli che avevo prima. Non è una perdita perché uscendo comunque in stable o in fiat non realizzo una perdita, semmai poi riacquisto più in alto, ok? Questo è il discorso. E inoltre, oltre a questo rischio, è necessario essere attivi sul mercato, ma questo vale in generale per le operatività di copertura. Passiamo alla seconda, che ve l'ho detto, è praticamente uguale alla prima, quindi non mi ci dilungo più di tanto, è lo short di copertura. È esattamente analogo al take profit difensivo, ma cosa faccio? Non vendo Bitcoin, ma prendo Bitcoin, lo uso come collaterale e apro una posizione short su un exchange di prodotti derivati, come può essere Binance Futures, Bybit o FTX, che permettono, usando come collaterale Bitcoin, di aprire uno short su Bitcoin. Questo è esattamente, dal punto di vista contabile, come andare a fare un take profit, ok? Se io ho un Bitcoin e ne uso 0,05 per andare a shortare in leva 1 per, io è come se avessi fatto un take profit di quegli 0,05 Bitcoin, del 5% della mia posizione, ok? Ma allora perché fare uno short anziché il take profit? Personalmente il motivo per cui lo preferisco è la contabilità semplificata, ovvero mi rimane tutto con collaterale Bitcoin, non passo in fiat, non passo in stablecoin e quindi me lo gestisco meglio dal punto di vista della suddivisione del portafoglio. Non so se mi capite, però fondamentalmente operativamente è uguale, quindi se voi non avete paranoie di contabilità o robe del genere potete tranquillamente usare una delle due strategie rispetto all'altra. Utilizzare quale strumento derivato? Il future a scadenza. Attenzione, perché sul perpetual ci sono i funding sono imprevedibili e quindi rischiano poi di aggiungere una variabile che non vogliamo. Inoltre sul future a scadenza a volte c'è anche un po' di spread e andiamo a fare una piccola parte di cash and carry. Non vi spiego qui che cos'è, se avete già sentito il termine vuol dire che mi seguite da abbastanza tempo, altrimenti cercatelo pure su Google, su YouTube, troverete i miei contenuti a riguardo. Poi operatività numero 3, nonché quella più complicata ma più malleabile e interessante da approfondire. Io ve lo consiglio, approfondite le opzioni al di là di tutto, perché sono un mondo molto interessante. Io ho fatto una serie di 4 video, sempre gratuiti, ovviamente li trovate qui sul mio canale, dove vi spiego un po' tutto sulle opzioni, sull'exchange Deribit, che è l'exchange di riferimento su Bitcoin per le opzioni. È molto liquido, ottime fee e quant'altro. E in questo caso di che cosa parliamo? Perché non vi voglio parlare di opzioni oggi in generale, vi voglio parlare di strategie specifiche. Ci sono varie strategie per andare a difendere i profitti e proteggersi dal downtrend o dalla stasi di mercato. In che modo? Allora, acquistando opzioni put, che sono le opzioni che fanno guadagnare in caso di ribasso, vendendo, quindi shortando opzioni call, che sono le opzioni che fanno guadagnare in caso di rialzo, io le vendo ovviamente, combinazione delle due cose è l'operatività un po' più avanzata, quindi ho una copertura ulteriore. Non spaventatevi se non riuscite a farvi un'idea, perché adesso andiamo a realizzare una a una queste cose, partendo dalla vendita dell'opzione call. Dicesi anche covered call, è una delle strategie principali da utilizzare quando si vede una potenziale fase di esaurimento di un trend. Come funziona? Allora, io ho una posizione su Bitcoin, possiedo Bitcoin, vendo un'opzione call, un tot di opzioni call per avere un controvalore sempre pari alla mia posizione, qua lo si dà per scontato, con strike price A. Ok, qua nel grafichino a destra vedete A, che è lo strike price dell'opzione call che vendo. In questo modo io ho un profilo di profitto e perdita come vedete nell'immagine, ovvero io ho un profitto cappato, massimizzato, a quella distanza che c'è dove c'è il punto A nell'asse verticale, e poi al ribasso io ho una perdita, però attenzione, una perdita che inizia non esattamente dal punto A ma da un po' prima. Questo perché vendendo un'opzione call io ho incassato il suo premio, ok? Quindi quel premio lì io parto già con un profitto e poi da lì a scadenza dell'opzione, in base all'andamento del prezzo, io vado effettivamente a confermare il profitto oppure a ridurlo o addirittura in perdita, posso andare.
Quindi questo quand'è che serve farlo? Vedendo il profilo di profitto e perdita dovrebbe essere immediato capirlo, ovvero io voglio che il prezzo rimanga il più possibile vicino ad A, perché io ho venduto la call, ho incassato il premio e poi se si muove il prezzo a rialzo era meglio se non la vendevo perché ci guadagnavo con la mia posizione su Bitcoin che era la linea retta. Se invece il prezzo si abbassa sempre di più, vabbè, di sicuro ci ho guadagnato di più il premio, però ho sempre una tendenza a perdere perché perdo dalla mia posizione su Bitcoin meno il premio fisso che ho guadagnato. Se vi sembrano strani tutti questi termini, davvero guardatevi il video sulle opzioni, ne vale la pena. Quindi questa strategia è ideale in una fase iniziale di correzione. Io vedo una candela di arresto, io vedo un inizio di possibile lateralità di indebolimento del trend, vendo una call, tac, così se il prezzo rimane fermo io guadagno, se il prezzo si abbassa di poco io guadagno, se il prezzo sale io guadagno un po' meno, ok? Questo è un po' il senso della covered call. Se io la faccio addirittura a scadenza ravvicinata, perché le opzioni hanno anche una scadenza, quindi magari a scadenza domani o dopodomani, io vado a incamerare rapidamente questo profitto perché l'opzione scade. L'opzione ha la componente temporale che si chiama teta, che va a far guadagnare chi le vende le opzioni ogni secondo che passa, e se il prezzo rimane fermo o si muove poco fa guadagnare tantissimo rispetto alla componente di prezzo. Quindi questa è la prima strategia difensiva nel caso in cui inizia a indebolirsi l'uptrend, ok? Questo è capitalizzabile molto bene così. Poi abbiamo la protective put, che è un po' diversa come concetto. Come vedete dal grafico qua, in sostanza è come avere uno stop loss, immaginatevelo così. L'operatività ovviamente è avere una posizione aperta su Bitcoin e acquistare put allo strike price A. Io sostanzialmente sto pagando un premio perché acquisto l'opzione, l'opzione ha un costo, prima la vendevo e lo incassavo, adesso l'acquisto e lo pago. Cosa ci guadagno però? Che io in sostanza sto mettendo uno stop loss, come vedete, cioè la perdita è cappata, c'è un minimo, e quello stop loss lì non è che se mi scatta e poi il mercato riparte io comunque sono stato stoppato, no. Perché se il mercato, se il prezzo scende e poi risale, io comunque profitterò. Quindi io ho quello stop loss lì messo, che non scatta involontariamente, cioè mi vale fino a scadenza dell'opzione, però ovviamente di contro riduco il profitto che posso realizzare con il rialzo con del premio che ho pagato l'opzione, ok? È importante questo, perché questa è un'operatività che secondo me è valida, soprattutto in un mercato volatile come quello di Bitcoin. Acquisto delle opzioni put, fisso la perdita massima a un tot, e quindi questo, appunto, ripeto, è come mettere uno stop loss, quindi in fasi particolarmente volatili è utile per proteggere il profitto incamerato fino ad ora con un costo piccolo del premio. Infine abbiamo la combinazione delle due, il cosiddetto collar. Anche lui è utile per andare a proteggere profitti non realizzati. In sostanza cosa succede qua? Vendo la mia call e acquisto anche la put. In questo modo vado a cappare sia la perdita che il guadagno e vado un po' a mediare il prezzo del premio della put con il prezzo del premio della call che vendo. Perché addirittura, se uno trova l'occasione giusta, può andare a incassare di più dalla call che ha venduto rispetto a quanto paga la put, e quindi avere anche un profitto da quello addirittura. E in sostanza, così facendo, io sto limitando moltissimo la perdita, ma limitando anche il profitto, a parte dell'intervallo AB. Quindi io devo scegliere bene l'intervallo AB, perché lì ho comunque un rapporto di linearità del mio profitto o perdita con il prezzo. Oltre di essi abbiamo l'hard cap, quindi sia sul profitto che sulla perdita. Vale il concetto di stop loss che abbiamo detto prima. Qui, anziché pagare subito il premio, avere quello shift, no, della perdita o del profitto che è pari al premio pagato, in questo caso abbiamo un compromesso, ovvero andiamo a mettere un hard cap sul profitto, però non andiamo a pagare questo premio immediato. Questo è ottimo appunto per proteggere profitti non realizzati, perché in questo modo vado a fissare anche in questo caso un tetto per la perdita. Spero di non avervi spaventato. Sono finite qui le strategie sulle
sulle opzioni, però mi rendo conto ora che ve l'ho detto che potrebbe essere complicato. Vabbè, se lo trovate complicato, a parte che potete commentare, chiedere, sapete che io sono molto aperto e vi rispondo, può essere utile anche agli altri, oppure insomma potete vedere il video sulle opzioni e poi rivedere questo, magari ci potrete capire qualcosina in più, lo spero. Poi, ultima strategia, più semplice, quindi si può tornare a respirare, il ribilanciamento ribassista. Che cosa significa? Non è uno sciogli lingua, anche se lo sembra. Sostanzialmente, su dei livelli di prezzo rilevanti, quindi grossi supporti, cluster, i massimi precedenti, eccetera, su high time frame, quindi io parlo di giornaliero settimanale, ribilanciamento forzato del portafoglio. Qui bisogna conoscere il concetto di ribilanciamento. Esempio, io ho Bitcoin e liquidità 50-50, caso più semplice che uso sempre. Cosa succede se Bitcoin pompa? Mi diventa il 60, quindi se io ribilancio vendo un po' di Bitcoin e passo ancora 50-50. Questo è un caso tipico di ribilanciamento, ad esempio, mensile. In questo caso sto contestualizzando il ribilanciamento in una situazione molto precisa, ovvero abbiamo uno storno, sta scendendo il prezzo di Bitcoin, quindi rispetto all'ultimo ribilanciamento io mi aspetto di avere, anziché 50-50, ad esempio 45-55 a sfavore di Bitcoin. Ogni volta che lui va a colpire un livello chiave, io forzo un ribilanciamento, quindi tac, riporto 50-50 e di fatto acquisto Bitcoin. Continua a scendere, mi andrà di nuovo a calare. Altro supporto importante, tac, forzo ribilanciamento, di nuovo 50-50 e così via. Attenzione, l'unico accorgimento da avere è di limitare i ribilanciamenti in maniera di in termini di frequenza. Non è che posso fare 10 ribilanciamenti al mese, sennò divento una follia anche dal punto di vista contabile. Uno o due al mese sono più che sufficienti per evitare anche volatilità poi nel mio controvalore totale, ok? Se non si gestisce il portafoglio, quindi caso più semplice in assoluto che uno non ha un portafoglio da ribilanciare, allora banalmente ritorniamo al discorso che avevamo fatto nel video sugli investimenti a lungo termine, parlavamo dei vari piani d'accumulo modificati con l'accumulo di liquidità in particolare sul ribasso, vi ricordate? Io vado avanti col mio pack quando il trend sale, si ferma, inizia a calare, allora non entro più con un ingresso mensile o quello che è, ma inizio ad accumulare liquidità. Ecco, io faccio questo, però in più, il tweak, quella cosa in più è che sui livelli chiave, gli stessi che abbiamo detto prima, io vado a fare gli all-in di liquidità accumulata finora, quindi continua a scendere, 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 io intanto accumulo, arriva sul livello chiave, bam, entro. Poi continua a scendere, bene, io di nuovo stoppo il pack, vado avanti a accumulare, altro livello chiave, bam, entro. L'obiettivo, anche in questo caso, è mediare a ribasso il prezzo di carico. Questo dobbiamo tenercelo a mente, cioè se alla fine del downtrend noi arriviamo che abbiamo qualche bitcoin, qualche satoshi, qualche bitcoin troppo bello, in più rispetto all'inizio, noi da investitori su bitcoin dovremmo essere contenti perché abbiamo fatto un lavoro ben fatto, nel senso abbiamo incrementato il controvalore in Bitcoin, che è l'asset che vogliamo detenere sul lungo termine. E nel frattempo, se il valore netto in fiat del nostro portafoglio complessivo ha subito una perdita minore della perdita reale di Bitcoin, anche lì dobbiamo essere molto molto contenti. Inoltre, facendo queste operazioni di ribilanciamento e di abbassamento del prezzo con queste quattro strategie, il risultato lo si vede di più nel lungo periodo, perché, ripeto, noi andiamo a accumulare più Bitcoin, andiamo a mediare a ribasso il prezzo di carico, e se poi il trend continua, perché ovviamente noi se investiamo su Bitcoin crediamo in un uptrend longevo, allora caspita, noi andremo a fare enorme profitto da queste operazioni. Ragazzi, questo è quanto, ho terminato anche oggi, io vi ringrazio, se siete arrivati fin qui e avete ascoltato tutto, ditemelo, mettete sotto un hashtag sono sopravvissuto, voglio leggere il vostro commento con scritto questo e mi raccomando state sempre sul pezzo perché questi contenuti arriveranno sempre con tanta tanta frequenza. Un caro saluto e alla prossima!